Io sono Eva Chimeno, il capo risorse strategie della ETF. ETF sarebbe a dire European Training Foundation, Fondazione Europea per la Formazione. Noi siamo un'agenzia europea, praticamente un'agenzia e un'istituzione decentralizzata da Bruxelles. Negli anni 90 i nostri dirigenti hanno deciso che era importante portare l'Europa più vicina ai cittadini e hanno aperto una serie di istituzioni. Ora siamo più di 40 in tutti gli stati membri. Qua in Italia siamo noi, ma c'è anche EFSA a Parma. Allora, il perché di oggi e che cooperazione vogliamo stabilire? La ETF coopera già molto col territorio, con la regione, col comune, e devo ringraziare. Noi siamo qua già da 30 anni, quest'anno è il nostro anniversario. E se devo dare degli esempi su che tipi di cooperazione o di servizi abbiamo bisogno, c'è una vasta serie di servizi che vanno dalla gestione dell'ufficio, la mensa, pulizia eccetera, dunque delle cose abbastanza standard, a altre collaborazioni o servizi molto più sofisticati su quello che facciamo noi. Noi cooperiamo allo sviluppo in competenze, dunque anche provvigione di analisi, di studi, di data. Dunque, questi sono solo alcuni degli esempi. Abbiamo anche delle cooperazioni con delle università per fare diversi studi, con l'Università di Torino, col Politecnico. Sì, questi sono gli esempi che mi vengono ora in testa, dunque già tante cooperazioni. Ci sono degli ambiti diversi, ci sono quelli più legati a quello che è l'amministrazione della ETF e poi ci sono quegli ambiti più specifici. Noi lavoriamo sulle competenze e lo sviluppo di competenze in paesi fuori Unione Europea. Dunque cooperiamo molto con tutto quello che è l'ambito universitario, cooperiamo anche con delle ditte in settori specifici, ora mi viene a dire magari l'agrofood, l'osteleria, anche la logistica, l'aerospaziale, dunque ci sono tanti ambiti diversi. Io inviterei a consultare il nostro sito e vorrei anche dire che siamo qua per aprire anche un mercato che non è solo noi qua a Torino, qua siamo 13 agenzie, a volte facciamo anche dei procurement insieme, dunque voglio dire ci sono dei bisogni che vanno al di là di noi qua a Torino e a cui queste ditte anche potrebbero avere accesso. Siamo capofila di questa iniziativa che teniamo molto a cuore e penso che non sarà sicuramente l'ultima.